Mi stavo avvicinando il più possibile alla nostra prossima missione quando qua, alla caserma di Dalviano, è apparso un glifo. E allora troviamolo. Prima di fare la missione, peccato che però era riservata questa. Quindi devo stare attento a non farmi vedere. Vediamo dove potrebbe celarsi. No, poi qua in Brotherhood i glifi sono anche un po' più difficili da trovare perché appunto non si vedono come nel 2 anche senza occhio dell'aquila. Qua proprio devi avere sempre l'occhio dell'aquila, se no sono invisibili. Aspetta, là, forse ho visto qualcosa. Aspetta, spero non ci sia nessuno. Non so però, no. No, forse era solo la luce, diciamo, di una lampada. Vediamo. Il posto è un po' grande, eh. Non è che magari è sotto qualcosa, no? Qui c'è un medico. No, non c'è niente. Qui trovate gli anelli di più freschi e robusti. Sì, ho capito. No, eh? Non ho controllato là in alto. Ah, aspetta. Qua c'è un viaggio rapido, lo restauriamo. Si può? Ah, no. Perché forse la zona è sotto il controllo dei Borgia. Allora non si può. No, vediamo qua. Non ho controllato qua. Sì, ho capito. Sì, questo messaggio mi è comparso anche prima. Peccato che la zona non si può andare nella zona a uccidere il capitano. Non so perché. No, sono delle finestre, maledizione. No, qua in Brotherwood la ricerca dei glifi l'hanno fatta più difficile, devo dire. Perché poi non si vedono appunto benissimo. Nel 2 mi ricordo, anche se non lo vedei proprio bene, comunque c'era quella luminescenza e riuscivi a capire da che parte era. Invece qua proprio non c'è niente. Cioè devi essere proprio davanti per vederlo. Vediamo. Eccolo là, eccolo là, eccolo là. Ecco, vediamo se... Ok, preso. Ehi, Desmond. Ok, cosa mi volevi dire? Usa l'occhio dell'aquila, va che lo stavo usando, eh. 3, cluster 3. Caricamento. Mancante. Ok. Caricamento. Accesso negato. Beh, certo, dobbiamo sbloccarlo noi. Washington sta sopra il Green nel 1944 a mente fredda. Sotto l'1 a destra si erge lo stendardo con le 48. Dietro vi è una compagnia il cui potere sta crescendo. Sta sopra. Cosa devo fare qua?
Beh, il green sì, è il campo da golf, cioè per la precisione dove sta la buca si chiama green. Ah! Questo devo trovare. Ah, ok. Coordinate esatte trovate. Chiave. Aspettate, che mi cerco di capire un attimo. Cioè allo 0 sbarrato va sul 9. Giusto? Aspettate, ci devo pensare un attimo perché non mi è chiaro questo. Ah, aspetta, forse lo 0 sbarrato adesso l'ho messo sul 9 e al 2 corrisponde questo simbolo. Poi il 4, sul 4 devo mettere questo simbolo, dov'è? Aspetta che non si capisce. Questo qua, aspetta. Ecco. E al 7 corrisponde lo 0 sbarrato. Poi al 5 adesso devo mettere quel, cos'è? Stanghettina col pallino. E poi, esatto, è già giusto così. Allo 0 devo mettere la stanghettina col pallino e all'8 corrisponde, aspetta, no, questo. Come no? No, eh? Ah, sbagliavo uno 0. Che cavolo. Caricamento. No, poi adesso questo pezzo l'ho tagliato perché veramente non riuscivo a capire dove sbagliavo. E poi mi sono accorto dopo che c'era uno 0 con una stanghetta da una parte e uno 0 dalla stanghetta dall'altra. Cioè, ma veramente una cagata. Però vabbè, importante che l'abbiamo risolto. 22 luglio 1944. Amici sovrani, benvenuti. Mentre mi rivolgo a voi, diversi piani più in basso ha inizio una rivoluzione silenziosa. Rennie Olds e Henry Ford, come molti di voi sanno, questi fondatori ci hanno dato la catena di montaggio, lo strumento che abbiamo usato per controllare sia gli adoratori dei nostri soldi, i capitalisti, sia gli schiavi, i lavoratori. Ma io sogno un futuro in cui catene tanto ignobili non siano più necessarie. Nel 1910 i nostri fondatori hanno ideato il piano, sta a noi portarlo a termine. Ma che fare dei comunisti che vogliono il pane tagliato così sottile da far morire tutti di fame? È nostro dovere neutralizzarli, salvare loro e i loro seguaci. Dobbiamo assicurarci che continuino a mangiare, a riprodursi, a essere membri produttivi della società. Questo è il nostro fardello, guidare le vite di quelli che ci sono inferiori, e dobbiamo accettarlo, anche se fosse necessaria la forza, loro non lo fanno. H e S, ah ok, ho capito chi sono, Hitler e Stalin, hanno provocato il trambusto e la paura necessari. Ora dobbiamo agire in fretta per assicurarci che lo sviluppo continui nella giusta direzione. Sembreremo cedere terreno ai lavoratori. Ricordate l'espediente delle monetine di Rockefeller, ma presto ogni terreno sarà nostro. Nel 1937 abbiamo fondato questa impresa, la nostra amata Abstergo Industries, con uno scopo: il momento di coglierne i frutti è vicino. Ah, quindi nel 37 l'hanno fondata. Quindi, come concessione, un piccolo pezzo si sacrifica per il bene futuro. Ah beh, quindi immagino che devo mangiarlo. Infatti. Caricamento. Zona di quarantena.
Ok, devo trovare. Ce ne sarà più di uno. Dov'è? No, oh, aspettate. Ecco. Quarantena terminata. Ok. E ce l'abbiamo fatta. Non so se cerchi qualcosa del soggetto 16, ma l'ultima volta l'occhio dell'aquila è tornato utile. Sì, sì, con te come l'ho trovato. Allora, dunque, adesso facciamo sta missione, visto che siamo qua. Anche se questa qua, ho notato, è una zona riservata, ma non c'è nessuno. Nessuna guardia, nessuno. Vabbè, vediamo un po'. Qua, dove è che devo andare? Ah, c'era una porta, infatti. Ezio Auditore! Entra, entra! Altrimenti t'ammazzo! Bartolomeo! Aspetta qui, ti presento mia moglie. Fantasilea! Fantasilea! Che nome? Ma dov'è? Hai controllato sotto il tavolo? Ah... Eccola qui. Lieta di conoscervi. Incantato, davvero. Ora parliamo di guerra. Come va la battaglia con i francesi? Bene, riusciamo a tenergli testa. Machiavelli aveva dipinto un quadro più fosco. Ah, lo conosci, Niccolò? Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Lanciami Bianca! Immagino anche del mio. Ezio. Vengo subito al punto. Lo scontro non sta andando bene. Siamo stati attaccati su entrambi i fronti, i Borgia da una parte, i francesi dall'altra. Tuttavia, la posizione dei Borgia è debole. Se riusciste a sconfiggerli, noi potremmo concentrare le forze sui francesi. Forse so come aiutarvi. Grazie di esservi confidata con me, Madonna d'Alviano. Una moglie deve cercare di aiutare il proprio marito. Certo, concordo. E viceversa, Allora, elimina il capitano... Tra l'incudine e il martello. Elimina il capitano dei Borgia che manda le truppe ad attaccare la caserma perché i mercenari si concentrino sulle forze francesi. Sincronizzazione totale, uccidi solo il capitano dei Borgia. Ok, ci proviamo. Posso muovermi? No. Qualcuno fermi il capo prima che arrivi alla torre! Aspetta, Pantasilea... Baglioni. Ah, Baglioni. Data di nascita 1476. Professione moglie. Insomma. Per quanto possa sembrare inoffensiva, Pantasilea appartiene a un'antica famiglia di guerrieri, i Baglioni, signori di Perugia, da qualche tempo impegnati, ormai quasi quotidianamente, in piccoli scontri armati nelle piazze della città contro l'odiata famiglia degli Oddi. Si era persino giunti a usare la cattedrale come caserma. Nel 1500, durante il matrimonio di Astorre Baglioni, gli Oddi attaccarono uccidendo lo sposo e molti invitati. I Baglioni contrattaccarono falciando numerose vittime tra gli Oddi. Il banchetto di nozze divenne un massacro, immagino. Pantasilea nacque e crebbe in quel difficile ambiente. Era intelligente, coraggiosa e tenace. E a differenza di suo marito, aveva anche tatto. Pantasilea era nota per le sue doti di stratega. Quando una donna incontra delle resistenze, così come le acque del Tevere, ella modifica il proprio corso fino a ottenere ciò che desiderava. Adesso che ti ha conquistato, possiate entrambi goderne i frutti, scrisse il doge Agostino Barbarigo dopo aver saputo dell'unione tra Bartolomeo e Pantasilea nel 1498. Ok, devo uccidere solo il capitano dei Borgia. Vabbè, Bartolomeo d'Alviano mi pare che l'avevamo già letto nel 2. Ma corro, 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 corro. Va, corre piano, corre piano. Ok. Ah, non mi hanno attaccato, sono scappati. Vabbè, giusto, giusto. Una volta morto il capitano... Una volta molta tagliata la testa al serpente, il corpo muore, giustamente. Allora, andiamo di qua, che mi sembra una scorciatoia. Senza farci male, possibilmente. Ok.
perché no, devo uccidere. No, no. Aspetta, se io faccio così. Ecco, ma come li ho scartati. Presto, prendete quel fischio bastardo. Allora, aspetta, io vado di là. Vado di là. Ecco. Voglio vedere come mi prendete adesso. Ok, andiamo su. Da qua. No, non ci arriviamo. Ah, maledizione. No, no, non vi devo uccidere. Scusate, sto provando a fare questo obiettivo secondario. Lasciatemelo fare. Dai, non ci arrivo. Ma dai. Permesso. Permesso. Dai, vai su, Ezio, prima che ti tirino i sassi. No, ma da che parte si sale, scusate? Ah, qua. Ok. No, non esagerare con i saltelli, Ezio. No, che non mi vedete. Ecco. Qua ci è mancato poco, Ecco, vedete, quindi diciamo delle missioni principali ci fanno vedere praticamente le torri dei Borgia come funzionano in pratica. Quindi mi sembra inutile farvele vedere ancora dopo queste missioni. Adesso non so quante sono. Ok, allora aspetta. Prima sincronizzo il punto di osservazione. Che poi non vorrei non poterlo più sincronizzare, dover risalire per sincronizzarlo, il che non va bene. Ok, e adesso incendiamo. Ma non ha fatto splash, eh? Adesso sì. Torna da Bartolomeo e Pantasilea. Allora, da che parte si sale adesso? Di là forse? Non so, no, forse no. Di qua. Qui c'è il montacarichi. Ok, andiamo su. Ah, devo fare tutto il giro? Non si può andare su di qua? Forse sì, vediamo. Vediamo. No, non ditemi di no, Sono a uno sputo. No, dai. Cioè, veramente? Ma che... No, non adesso non cadere. Dai, Ezio. Oh. Ah, ecco, forse qua. Sì, se Ezio magari non cade. Fai sto favore, Ezio. Ok. Perfetto. Oh. Ok, dobbiamo tornare nella caserma, allora. Qua c'è un lucchetto. Ah, il viaggio rapido. Possiamo restaurarlo adesso? No. Non ancora. Poi finiamo la missione, allora. Ezio! Abbiamo fatto scappare quei codardi con la coda fra le gambe. Già, proprio così. Ora che i cani del Papa sono in fuga, potrò convincere altri uomini a unirsi a me. Prima però voglio rinforzare i nostri alloggi. Chi se ne occuperà? Io non sono bravo in queste cose. Sei tu quello istruito. Approva tu i piani. Sta bene. Ma in cambio voglio conoscere ogni mossa di Cesare e Rodrigo. Puoi farli sorvegliare dai tuoi uomini? Ma certo. Un favore per un favore. Parla con l'architetto per restaurare la caserma dei mercenari. Ok. Parliamo. Restaura. Oh, quindi in un attimo, tac, restaurata.
Ottimo! Grazie a voi. Non è una vera bellezza? Davvero notevole. Le nostre schiere aumentano ogni giorno. Sono tutti molto competitivi, proprio come piace a me. Come puoi vedere, qui sono indicati i gradi dei guerrieri migliori. Prova le tue abilità e scalerai la lista. Non dovrei trovarmi già in cima? Giovanni sta combattendo di sotto. Se vuoi metterti in mostra, ci sono anche i combattimenti. Ora, se vuoi scusarmi, ho una piccola scommessa in ballo. Ah, prego, prego. Io tornerei però ai miei affari. Dov'è Bartolomeo? Giù, al combattimento. Ha un'idea del mondo così aggressiva, ma la strategia è altrettanto importante. Questi piccioni viaggiatori, per esempio. Tutti quelli inviati da Machiavelli portano il nome di un importante templare di Roma. Eliminateli e otterrete un risultato maggiore che da una battaglia. Grazie, Madonna. Potete chiedere a Bartolomeo di venire all'isola Tiberina a riferirmi dove si trovano Cesare e Rodrigo. Non dubitatene. Ah, ok, quindi questi qua sono un po' esatto come le colombaie nel primo. Direi che ho sincronizzato al 100% perché ho ucciso solo il capitano. E adesso possiamo. Restauriamo allora. No, ah no, è già restaurata. Ah, posto allora. Ah già, perché ho restaurato la caserma, quindi. Ok. Quindi adesso, praticamente, fatemi vedere la mappa. Ok. Ah, qua sarà il confine. Quello che non possiamo oltrepassare. Ci viene segnalato. Il prossimo, ah, qua. Inizia dalla parte opposta, praticamente. Praticamente, però non c'è un viaggio rapido. Sì, che c'è qua, penso. Vediamo, vediamo. Tanto qua c'è una colonna, voglio vedere cos'è. Forse sarà qualcosa da restaurare. Forse. Ah, la banca. Esaminiamo. Una sede di fazione. Per restare la struttura per una fazione. Fazione non disponibile. Ah, ok, ok. No, allora prima di restaurare sblocchiamo tutte le fazioni e dopo restauriamo. Così almeno possiamo scegliere. Che adesso è vero, abbiamo sbloccato i mercenari perché abbiamo fatto la missione dei mercenari. Allora, quindi adesso possiamo andare. Dunque, praticamente non è disponibile niente qua. Sì. Sì, Colosseo. Ok, mappa. Beh, allora direi, visto che dobbiamo andare qua, io andrei alla tomba, praticamente, così facciamo anche la terza tomba. Sono 6, se non erro, quindi siamo già alla terza. Direi che è un ottimo risultato. Beh, ma immagino che, come nel secondo, le altre ce le sblocca verso la fine. Cioè l'ultima magari ce la sblocca verso la fine. Adesso dove cavolo vado qua? Acquedotto Claudio. Ah già, sì. Che c'è un glifo. Sì, però va restaurato. Sì. Allora, facciamo il giro. Vediamo, diamo giusto un'occhiatina, già che passiamo, ma dubito. Beh, comunque, anche se lo vedessimo, il glifo, non ci arriveremmo. Visto che c'è un punto di osservazione, quasi lo prendo. No. Qua, ecco. Strada, che strada posso fare? Ah, ma da là, no, da qua.
Vuoi però passare in banca, perché sono pochissimi praticamente i fiorini che ci è andato, però giusto per ritirarli, anche perché non so quant'è il massimo che possiamo raggiungere. Ok, così giusto per svelare la mappa, perché la mappa, anche se di poco, ma aiuta. Allora, niente, andiamo a piedi, qua un cavallo proprio. Non siamo purtroppo come in The Witch, che basta fischiare, arriva il cavallo, anche perché noi non possediamo un cavallo, quindi chi verrebbe? Allora, dobbiamo andare lassù, forse. Ah no, ricordo non disponibile. Scusate, vediamo, magari di qua sì. Aventino. Ah, c'è un glifo. Aspetta, dove? Qua su forse. Ah, maledizione, sarà da zona bloccata. Mi sa di sì, Aspetta, vorrei andare a vedere, ma non saprei come arrampicarmi. Fatemi vedere da qua. Sì, poi sicuramente non mi... sì, mi sa di sì, però è bloccata. No, me ne vado. Sono fuori dalla zona riservata, non rompete. Sì, però anche sta storia veramente che mi... Quanti soldi hai addosso, carogna? Oh, ancora, che palle. Che mi fa vedere le cose ma non posso prenderle. Ora, fratelli! Oh, terra negli occhi. Come se servisse. Ma scusi, lei, guarda, dovrebbe darmi una mano, non attaccare me. Sì, scusi, mi sto difendendo. Pensa a te. Ecco. Dai. Beh, perché non contrattacchi, Ezio? Ah, ecco. Ho sbagliato io. Piramide cestia. Cestia. Ah, in vendita, Questa struttura sta andando... Ah, ok. Sì, no, non volevo individuarla, perché l'ho vista. No, ma io volevo entrare solo nella tomba. Si può? Dov'è? Qua. Ok. Perfetto. Questa è proprio una tomba. Lupi tra i morti. Localizza la tana dei seguaci di Romolo. Anche qua, completa il ricordo entro 8 minuti. Ma che palle. Sì, no, ma tanto guarda. Come al solito, mi prendo i miei tempi e basta, che cavolo. Ah, uno scrigno. Sì, no, anche perché scusate, cioè, voi mi dite di completare il ricordo in 8 minuti massimo e mettete pure gli scrigni che mi fanno perdere tempo. Ma così dopo mi obbligate a rigiocarlo. E non è, cioè, magari uno non è che ci vuole rigiocarlo per completare l'obiettivo bonus, voglio dire. Di qua. Proprio sì, una catacomba. Aspetta. Ecco.
nemico. Ok. Ok. No. Perfetto. Andiamo a destra. Vediamo. Ecco, no. Scommetto che a destra è una zona bonus. O comunque con segreti. E già qua mi hanno fatto perdere tempo. Quindi voglio dire. Recipiente di terracotta. Ma poi mi perdo qua sicuramente, no. Ecco, ecco, no, forse mi sono ritrovato. Vediamo, vediamo, sì. Ok. Ok. Ma per ora non c'è nessuno. Opla. Ah, un montacarichi. Mi piacciono i montacarichi. Fanno andare su in un attimo. Ok. Opla, mamma che agita, eh. E di qua? Oh, oh, aspetta, ho visto un tipo. Ho visto un tipo, dove? Dove? Sparito. Che fa? Facciamo gli scherzi? Gli scherzoni. Non mi sembra il momento. Neanche il luogo, sinceramente. Aspetta, dove sarà andato? Ok, qua vado su così. Guarda come mi manca quell'abilità del salto sul muro. No, vai su di là. Vai su di là. Ok. Ok. Adesso qua appare. Scommetto. Vasetto con sanguisughe. Roba buona. No, niente. Ok, seguo la strada. Oh, oh, oh. Opla. Qua non c'è niente. Ok. Beh, questo sembra decisamente un rifugio, forse. Vediamo, c'è qualcuno? Ah! Sì, no, è bello profondo, anche senza fiaccola. Si capiva. Adesso scendere, vediamo. Direi da qua. Sì, presa al volo, ok. Ok, aspettate. Tipo io mi butto qua. Perfetto. Poi mi lancio là. Adesso qua scendo così. Op. Aspetta, qua. C'ho paura. C'ho paura. Vediamo. Vai, preso. Ok, quindi qua salto. Perfetto. A posto. Di ossa, bell'ambientino. Proprio un bell'ambientino. Ah, ok, ok, devo andare su, sì, era chiaro. Ah, c'è una bandiera. No. E se Ezio non sali. Cioè, voglio dire, sei lì a un metro, Ezio. Aspetta, facciamo così.
Ecco, forse di qua è meglio. Ecco. Perfetto. Emo. Dritto. A destra. Boh. Boh, io vado avanti, non lo so. Ah no, di là c'era la bandiera. Sì, beh, ok. Boh, andiamo dritti. Sembra un po' più un labirinto sto posto. Di qua, poi di qua. Siamo arrivati? No. Un'altra bandiera. Che sta facendo? Cerco coloro che guidano i seguaci di Romolo. Sì, no, ma Ezio, cioè, proprio... Meno male che segui il credo, voglio dire. Gli assassini sono invisibili. E tutto il resto. E tutti esponi. Mi ricordi un po' Altair in questo caso, nella primissima missione. Cioè, di Altair. Io direi che salto così. Bla bla. Ok. Piano piano. Dai che ce la fai. Bene. Op op. Dai, uno dietro l'altro. Uno dietro l'altro. Guarda te che culo che la colonna non è caduta. Cioè si è spaccata ma è rimasta in piedi. Perfetto. Un modo per risalire. Già. Allora adesso da qua direi di là. Proprio palesemente così. E voilà. E adesso mi arrampicherei qua su questa croce. Vediamo. Devo girare? No. Sì. Sì, giriamo. Ok. Vado su. Mi lancio. Proviamo. Oh sì, preso. Ah. Vabbè, forse ce la facciamo. Boh. Sa di no. Infatti. Vabbè, fa niente. Ecco, è un vicolo cieco. Sì, no, infatti è fatto apposta. Cioè... No. Di qua. Scommetto che adesso era un passo dalla camera del tesoro. No. Io vado dritto. Proviamo andare di qua. Sembra un vicolo cieco. E mi sa che lo è. Madonna, che labirinto. Qui ci vuole un bel senso dell'orientamento. Vediamo di qua. Ah. Sì, altro che 8 minuti, cioè voglio dire. Che hai da ridere? Ascoltaci, oh Romolo! Che cosa dobbiamo fare di questo intruso? E mi sa che mi ucciderete. Non ascoltate! Come al solito. Parla solo a nome dei Borgia, non del vostro dio. Romolo dice che l'assassino deve morire! E voilà. Ah, due di un colpo. Va bene, andiamo ad acchiappare questo uomo dei Borgia. Di qua forse? Sì. Dov'è finito? No, ma... Voi non... Ma voi non mi interessate, io voglio uccidere quello lì, scusate, eh. Prendiamolo!
Vediamo. Ecco. Poi. No, ho fatto una cagata. Beh, ascolta. Questi mi ha rotto le balle. Per cui. Sì, no, i combattimenti qua sono veramente una cagata, ma veramente. Cioè, nel 2 erano molto più difficili e i nemici che fossero, cioè erano, se erano piccoli erano più facili da battere, grossi no, come è giusto che sia, ma qua veramente sono tutti uguali praticamente. Ok, qua devo andare. Montacarichi. Vi saluto, ragazzi. Opla. Dov'è andato il tipo? Ah beh, forse è rimasto indietro. Ok, siamo nella nostra solita camera. Proleviamo, facciamo un bel prelievo bancomat. E infine la chiave. Dov'è? Ok, ma fatemi leggere almeno. Pergamena di Romolo 2. Sono crollato in ginocchio, il respiro mi si blocca in gola mentre cerco di afferrare il significato di quello che vedo. Questa è la caverna che infestava i miei sogni. Ho trascorso infinite notti a esplorarla nel sogno, dovevo trovarla. Ho deciso, sarà qui che terremo il concilio, è qui che ordineremo la caduta del nemico, dell'amico, del Dictator Perpetus. Siamo 40, ognuno un liberatore. Cassio mi ha detto di concepire il piano, benché io brancoli nel buio. Una storia ai tempi di Cesare. Sì. Dai, 3 su 6. Siamo già a metà.